Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, qui a Montorio, al Chiostro di Zoccolanti per l'Assemblea regionale del PD. Si parla di ricostruzione. Nelle Marche forse si procede a passo più spedito. Perché? Ma secondo me non è questo che fa oggi la differenza. È chiaro che un'organizzazione più o meno valida ti può dare quei progetti in più approvati. Ma il grosso della ricostruzione è comunque bloccata, perché le norme sono le stesse, le regole le stesse. E noi da tempo puntiamo il dito sulla necessità di avere delle forti semplificazioni rispetto alle procedure, oggi molto condizionate da una normazione addirittura più rigida di quella che c'è nell'ordinario. Noi viviamo in un paese dove, lo sa chiunque, chi ha chiesto un permesso di costruire sa quanto tempo ci ha impiegato, chi ha seguito un'opera pubblica, parlo in situazioni normali, ma quante volte questa trova blocchi, fermi, imprese che non portano avanti i lavori e altro. In una situazione come quella del terremoto, dove solo nelle Marche prevede la ricostruzione di 45.000 edifici privati e circa 3.000 strutture pubbliche, è evidente che quel ritmo, quell'ordinarietà non ci aiuta. Abbiamo chiesto a più riprese di avere questa semplificazione, perché allora si può andare al di là, diciamo, della competenza o dell'impegno dei singoli uffici, ma si permetterebbe a tutti quanti di guardare in modo diverso le cose. E da 3 anni dal sisma, dico 2 anni dall'inizio della ricostruzione, darebbe ai cittadini quella speranza che sta venendo sempre meno. Ci potrebbe anche essere più unità di intenti tra Marche e Abruzzo, perché lei sa anche i problemi dell'Abruzzo. Beh, ma al tavolo, diciamo, istituzionale ci siamo sempre coordinati, ma difficilmente si prende una decisione senza l'accordo di tutti, perché poi i territori si assomigliano, i problemi spesso sono gli stessi, non parliamo di cose molto diverse, ognuno con le sue particolarità. Per esempio, è chiaro che qui il problema della sovrapposizione dei due fenomeni, dei due sisma con gli strumenti normativi, è un tema particolare legato al territorio, ma in realtà avere strumenti più snelli, poter avere risorse per lo sviluppo, insomma, ci riguarda tutti quanti. Quindi l'invito che facciamo fra noi è di tenerci uniti, in modo che nei confronti del governo possiamo portare a casa, con questa esperienza che parte oggi, il quarto governo che si occupa del terremoto, quelle cose che fino ad oggi non sono arrivate.